Allora, un altro modo per un po' pensare a un filo che non scivola su un cilindro, come una macchina di Atwood, o a una ruota che rotola senza strisciare, è una cosa di questo tipo, dove avete una ruota dentata e c'è una catena. Ovviamente io ho disegnato un po' a mano libera, ma dovete immaginare tipo la ruota dentata di una bicicletta o di una catena che è fatta passare per una caduca che ha la ruota dentata. Quindi vedete che nella misura in cui la catena si muove farà girare la ruota la caduca, oppure qua, se per caso la catena è ferma, è bloccata, avete la ruota che rotola, ma potreste avere la ruota che è bloccata l'asse e tirate la catena, la ruota gira, no? Cioè chi è in moto qua? La catena e che fa girare la ruota dentata attorno a un asse che è ferma, o è la catena che è ferma e la ruota gira, avanza, no? Come la ruota di un'automobile. Quindi secondo me sono due modi, è un modo per pensare alla macchina di Atwood o una ruota che ruota senza strisciare, che credo che sia utile, almeno è stato utile per me. Fate quello che volete. Allora, voglio parlare della ruota che rotola senza strisciare. Ovviamente, qual è l'analogia tra questi? È la stessa cosa, no? Cioè, se voi tirate la catena, la tendete, è la stessa situazione, non casomai sotto sopra. Quindi per quello è la stessa matematica, perché è lo stesso problema, no? È il moto relativo tra la catena o il filo e la ruota o la carrucola. Nel momento in cui se uno si muove e fa girare l'altro, di quanto si sposta la catena farà girare un certo angolo. Quale angolo? Dipende dal raggio della carrucola, eccetera, eccetera. Io voglio parlare della ruota che rotola su una strada. Di nuovo voglio fare una ruota ideale, quindi cos'è per me una ruota ideale? Una ruota ideale è una ruota indeformabile, rigido, che si appoggia su una strada indeformabile e quindi il punto di contatto è un punto solo, e quel punto è il punto di contatto. Man mano che la ruota avanza, il punto di contatto continuamente è uno nuovo, ma il punto di contatto è per un istante fermo. Quindi non so se lo sapete, l'altro gruppo non lo sapeva, cosa mi stupisce sempre di più. Se questa è la vostra ruota e prendete della vernice e dipingete il punto di contatto, dipingete la ruota nel corrispondenza della ruota del punto di contatto, poi fate avanzare la ruota dopo una breve accelerazione e fatela arrivare a una velocità costante. Questo punto luminoso che moto fa? Fa una curva che si chiama cicloide. L'avete mai sentito parlare della cicloide? Fa una curva, io se lo disegno un po' liberamente, trovate in internet, sui libri, c'è sicuramente disegni o fotografie, magari sono foto, scatti ripetuti, esposizioni ripetute, quindi vedete una foto in cui il punto luminoso fa un moto, e il moto è più o meno questo, quindi parte così, va su, tac. Una curva cicloide è una cosa del genere. Ovviamente questa è uguale al diametro, lo disegnato liberamente, questo, quindi il punto va su, arriva al massimo, torna giù e guardate, per un attimo lui è fermo, vedete che non si muove? Non va avanti e indietro, poi si stacca, va su. Quindi potete prendere degli adesivi o dei cat raffreggenti e metterli sulle vostre ruote di bicicletta e vedere questo cicloide, molto divertente. Va bene. A proposito, l'ho detto anche all'altro gruppo, è bene che lo dica anche a voi. Non mi ricordo se sul mio sito ho fatto questi link, però vi dico adesso, c'è un sito molto, 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 molto utile per uno studente universitario. È un sito americano, attenzione, il materiale è scritto in inglese, ma è un inglese molto semplice, perché è un sito molto riassuntivo. Quindi ogni volta che voi vi muovete all'interno del sito ci sono piccole schede con disegni molto efficaci e con un testo molto breve, non prolisso, che dice in maniera riassuntiva quello che serve sapere. E il bello del sito è che vi fa capire anche come io intendo che dovreste studiare, che un concetto deve farvi venire in mente un concetto parente,
e quindi voi da un'idea potreste passare a quello che in qualche modo gli è imparentato, e una volta qua potete magari vedere un'altra idea, e un'altra idea, un'altra idea, un'altra idea. Vi muovete come in una rete dove, dove i concetti sono legati tra di loro, come appunto la rete internet. Ci sono dei concetti chiave che fanno da hub, e da questi concetti chiavi magari avete tante applicazioni, però queste applicazioni sono connesse tra di loro anche magari in maniera indiretta, non solo tramite l'hub. Quindi il sito è organizzato in questo modo, che voi arrivate e c'è questa che è chiamata una mappa concettuale, una specie di rete delle idee. Voi cliccate sul concetto che volete conoscere e vi porta lì, ma vi dà anche i link incrociati. E il primo sito che è venuto fuori ha un nome strano in inglese, è Hyperphysics. Andateci, è estremamente utile. Poi il problema dell'inglese dovete affrontare, non fuggite ora, siete al più grande università, cominciate ad affrontare il problema dell'inglese. Però l'inglese è semplice proprio perché sono piccole schede, non sono pagine, 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 proprio una schermata. E tra l'altro questi stessi signori hanno fatto, dopo il gran successo, hanno fatto un altro sito che è utile perché ovviamente voi avete il problema. Hypermath, ipermatematica, dove trovate matrici, algebra lineare, derivate, derivate parziali, equazioni differenziali, trovate tutto quello con cui state lottando adesso con le lezioni frontali dei colleghi di matematica. Andate su questi siti, andateci, correte a casa e fatelo. Familiarizzatevi con questo sito, anche se l'inglese per voi è una cosa un po' che mi spaventa. Girate su questo sito, ovviamente in questo corso usate questo, c'è la meccanica, c'è la cinematica, la dinamica delle punte, la dinamica dei corpi fisici, la dinamica dei sistemi, c'è l'elettricità, il magnetismo, poi ci sono argomenti che non sono ovviamente del programma, tipo fisica nucleare, astronomia, fisica dello stato solido. Quindi è un sito che potrebbe esservi utile nella vita, sicuramente lo è in questo corso, se vi muovete nel contesto della meccanica e dell'elettromagnetismo. Andateci, se non lo fate siete dei coglioni. Non sto scherzando, se non andate stasera a guardare questi siti, siete dei coglioni, vi disprezzo. E non sto scherzando. Anch'io della vita sono stato coglione tante volte, è una condizione umana, ma dovete riconoscere di essere stato e cercare di porre rimedio. Allora, io voglio discutere il problema di una ruota che rotola senza strisciare sul tavolo. Voglio fare due esercizi e voglio fare il disegno, ovviamente li farò uno alla volta, però voglio proporre il problema simultaneamente. Uno è una ruota ideale, punto d'appoggio, un unico punto. Le due sono ruote ideali. In una, al centro di massa, immaginate il centro di massa sia nel centro geometrico, quindi una ruota in qualche modo simmetrico, può essere una ruota piena, una ruota cava, voi applicate una forza in questo esercizio, applicate una forza del centro di massa, eccola qua, è una forza F0, una forza F0 la misurate con un dinamometro, state applicando 10 newton o 100 newton, ovviamente la ruota avrà una certa massa, avrà un certo raggio e avrà un numero che caratterizza come la massa è distribuita, quindi K, ok? E F0 è applicato al centro di massa. Per chiarirci, immaginate che questa sia la ruota un po' prospettica, fate un buco, infilate un palo,
magari con un questi sono dei pezzi di metallo sagomati, in modo che voi vi agguantate qua, sto disegnando molto male, dovete immaginare prospetticamente questa cosa, in cui avete una struttura così e voi trainate. Cioè, ho identificato i miei bastoni, quando mi servono non ce li ho. Ecco, guardate, così, ok? State tirando così. Chiaro? State trainando la ruota così. Chiaro a tutti? E ho dimenticato i miei bastoni. Vabbè, tanto questo comunque non rotolava granché bene. Dai, qualcosa fa. Ci siamo capiti? Spero. In questo caso invece, voi applicate a una coppia. Questo è più come avere in un motore. Quindi immaginate, non so, di avere tipo una cosa così, con una, e in questo punto applicate una forza, e in questo punto applicate una forza. Applicate una coppia. Applicate una coppia. Magari lo disegno così, diventa ancora più provocatorio. Se io applico la forza così, magari immaginate tipo un pedale, è una forza uguale e contraria. Se non ci fosse la strada, se questo fosse un disco in mezzo allo spazio, il centro di massa andrebbe da qualche parte? No. Ci sarà un moto rotazionale attorno all'asse, passato il centro di massa, ma il centro di massa non accelererebbe, perché questa forza è uguale a questa forza. No? Ho applicato un momento torcente, che il centro di massa non è da nessuna parte. Ho applicato una coppia. Una coppia con due P. Ok? Adesso ci mettete la strada. Cosa cambia? Adesso, per capire cosa sta succedendo, questa coppia, che direzione ha la coppia? La coppia è un vettore, che direzione ha la coppia? Entrante, ok? È entrante la coppia. Quindi chiamate la coppia tau 0, che entra in questo esercizio, entra, ok? Adesso mettete questa ruota che c'è una coppia sulla strada. Questa ruota sulla strada, agguantate in questo modo e tirate con la forza. Cosa succede? In entrambi gli esercizi la ruota è obbligata a rotolare senza strisciare. Quindi un modo per cominciare a pensare è pensate alla catena, no? Pensate alla catena. Quindi la catena in qualche modo rappresenta la strada. Allora, in questo esercizio, non certo farò di nuovo la catena, immaginate questa sia la catena, immaginate che la catena sia su un tapis roulant, cioè che sia la catena, faccio un giro così, e questi rulli sono liberi, anche loro dentati si intende, in modo che la catena, no, faccia il giro, ma quei rulli siano lubrificati, ok? E immaginate che la catena abbia una massa molto piccola, magari sono catene di alluminio o fibre di carbone, qualcosa di molto leggero. Allora, immaginate di tirare, appunto, per far passare l'asse e di tirare con una forza. Cosa succede alla catena? Pensateci un attimo. Per capire cosa fa la catena, allora fate di nuovo, io vi suggerisco questo, quando vi trovate di fronte a un esercizio, cercate di non essere passivi davanti all'esercizio, cercate di essere attivi. Mentalmente cominciate a giocare con l'esercizio, a modificarlo finché non si dipana la nebbia. Cominciate a capire o intuire cosa succedeva. Per esempio, un modo per padroneggiare questo esercizio è immaginare per un attimo che la ruota, la ruota dentata, sia saldata alla catena. Cosa succede se saldate? Mentalmente, saldatelo! Cosa succede se voi tirate la ruota? Cosa fa la catena? Segue la ruota, no? Giusto? Qua cosa succede? Se saldate qua, cosa succede? Se voi fate così, e obbligate la ruota già così, cosa fa la catena? Ah, in questa direzione, no? Qua cosa succede?
ma che te ne va di là? Sì o no? È chiaro? Non è chiaro. Pensate alla ruota saldata alla catena. La ruota non sta girando, è bloccato. La ruota è bloccato. Bloccato sull'asse, saldate qua e saldate. No, anzi, siccome in fondo lasciala perdere che è saldata la catena, perché in fondo è il dente che lo blocca, no? Ma pensate alla ruota. Oh, qua ho messo la saldatura e posso sbagliare. Cioè, attenzione, shh. Dovete immaginare che questa ruota non sia più libera di girare sull'asse, ok? Agguantate la ruota, ma bloccate in modo che la ruota non possa più essere liberamente a girare su questo bastone. Quindi bloccate la ruota, la prendete la ruota e tirate la ruota. Cosa viene? La catena si muove in questa direzione, no? Ok? Quindi dirvi che era saldato là forse vi ho messo fuori pista. Quello che sto cercando di dire è che se il dente che è infilato qui viene trascinato verso destra, trascina verso destra la catena. Se il dente che è qui viene fatto girare in quella direzione, la catena che direzione va? Va di là, no? Quindi cosa fa la catena in questa situazione? Va di là. Quindi io in bianco, anzi facciamo in rosso la forza qua, questa è la forza rossa applicata alla ruota. In bianco, visto che la catena va di là, disegno, sto avendo un momento di gran caldo, sto surriscaldando. Cosa c'è? Non avete mai visto una persona togliere una maglia? Mamma mia! Se fosse Raul Bova o Belen, d'accordo, non sono né uno né l'altro, per fortuna. E quindi non capisco, mamma mia, quante storie. La catena va di là. Quindi io disegnerò in bianco una freccia che rappresenta la forza sulla catena, la forza che viene dall'interazione della catena con la ruota, la forza sulla catena, questa qua. La catena accelera in quella direzione, quindi io disegno una forza bianca che rappresenta la forza sulla catena. Cosa dice la legge di Newton? Se la forza che sta interagendo con la ruota, se la catena che sta interagendo con la ruota sente questa forza, la ruota sente una forza uguale e contraria dovuta all'interazione con la catena. Quindi disegno in rosso la forza che la ruota sente per effetto dell'interazione con la catena, ed è uguale e contraria a quella bianca. Siete d'accordo? Cioè, se la catena sente una forza in quella direzione, allora evidentemente la ruota sente una forza che è uguale e contraria di questa. E la forza dov'è? Ovviamente il punto di contatto, no? Quindi il rosso, quello è la forza che la ruota sente per effetto dell'interazione con la catena. Non mi credete? Pensate cosa farebbe la catena! La catena accelererebbe in quella direzione. Giusto? Quindi ovviamente questo è solo un trucco mentale per capire cosa succede ad una ruota su una strada dove la ruota rotola senza strisciare con la forza applicata al centro di massa. C'è una forza qui. E la forza è in quella direzione. Perché la strada sembra la forza in quella direzione. Non mi credete? Sostituite la strada con un tapis roulant e vi accorgete che tirando in modo da evitare la rotazione, tirando la ruota in modo che questo dente sia bloccato, saldato in quel senso, era per quello ho usato la parola saldato, con questo dente è conficcato qua, accelerando la ruota di là, la catena fa così. Quindi questo è un trucco mentale per accettare questo disegno. Questo è un esempio di pensiero attivo, state sostituendo il vero esercizio con qualcosa che vi fa capire o intuire cosa sta succedendo. Quindi questa è la forza F0, questa forza qua che nasce dall'interazione tra la ruota e la strada, la chiamo F piccolo. Passiamo a quel disegno là.
In questo disegno adesso il momento torcente voglio che sia entrante, quindi c'è una coppia, un momento torcente che sta entrando su questa benedetta ruota. Senza la strada il centro massa non andrebbe da nessuna parte, ma poi ci mettete la strada, fate l'esercizio mentale, lo sforzo mentale di sostituire l'idea della strada con una catena, con la ruota dentata. Come vi ho detto, se voi applicate un momento torcente così, la catena scappa via in questa direzione e quindi c'è una forza sulla catena che è in questa direzione. Quindi, se c'è una forza sulla catena dall'interazione tra la catena con la ruota, c'è una forza uguale e contraria che la ruota sente. E la ruota quindi ha una forza che è in questa direzione, al disegno in rosso, ok? Ecco che in questo disegno, questi due disegni già dovreste essere in grado di cominciare a capire qualcosa. Per esempio, chiedetevi cosa fa il centro di massa. Ok, il centro di massa in questi due esercizi fa un moto rettilineo, ma in entrambi gli esercizi il centro di massa è soggetto a una forza esterna, che è la somma in questo caso di queste due forze esterne, quella che voi state applicando tirando il bastone che passa sulla sale della ruota. La forza esterna qui è la somma di questa forza e di questa forza. Quindi cosa deducete? Che se non ci fosse stata la strada, se io guardavo questa ruota così col bastone, tiravo, il centro di massa di questo bastone sarebbe l'accelerazione del centro di massa, cosa sarebbe stato? Sarebbe stato F0 diviso M. Ma qua cosa deducete subito? Che l'accelerazione non sarà F0 diviso M. Perché? Perché la forza che sta agendo sulla ruota non è F0, è F0 meno F piccolo. La forza complessiva sul centro di massa non è F0, ma è più piccola di F0, perché c'è questa forza qua. E qua cosa vedete? Se non c'era la strada, questa ruota, il centro di massa non andava da nessuna parte, perché non c'era una forza esterna, ma mettendo la strada c'è questa forza rossa e quindi il centro di massa accelererà. E qual è la forza che la sta facendo accelerare? Quella che io chiamerò con la stessa notazione, dove è il gesso rosso. Eccolo qua. La chiamo F. Ok? Questa forza qua che nasce, questa specie di forza di reazione, è una forza di reazione, che nasce dall'interazione della ruota con la strada, si chiama trazione. In questo contesto qua si chiama trazione questo. Per chi ne sa di automobili, c'è la coppia del motore, e poi mettete il motore su una strada, perché se l'auto è la vostra Ferrari nello spazio, voi pigiate l'acceleratore, ma la macchina va da sua parte, ha bisogno di interagire con una strada, e la forza che farà andare avanti la macchina qual è? È questa qua, questa è la forza responsabile dell'accelerazione del centro di massa. E quanto è? Questo è lo scopo dell'esercizio, calcolare F, calcolare l'accelerazione. Qual è l'accelerazione del centro di massa in questi due esercizi? D'accordo? Quindi, per capire quindi questo esercizio, il disegno è questo. Questo esercizio, il disegno è questo, con la forza per di qua. E qua ci avete un momento torcente che magari per aiutarvi a capire, mettete magari una freccia così, e questo rappresenta la direzione delle vostre dita, quindi questo è un tau entrante, quindi è un tau zero entrante. Ok? Questo è una ruota dove c'è un momento torcente, una coppia sull'albero motore, sull'albero, come si chiama? L'albero che connette, che è connesso alle ruote, no? L'albero motrice, come si chiama in italiano? Semiasse. C'è un momento torcente sul semiasse. E la macchina accelererà se c'è una strada. E quindi questa è la reazione a questa forza, ok? Voi spingete la strada spinge voi. Questo è diverso. Non c'è una coppia, state trainando la macchina. È diverso, ok? Però la forza che voi applicate non tutta va nell'accelerarla. Perché? Perché, ahimè, l'accelerazione è il risultato di questo, dovuta alla forza risultante, è il risultato di questo e questo. C'avete questo che vi rema contro. Quindi scriviamo l'equazione del moto.
prima questo esercizio qua, dobbiamo decidere la direzione positiva. Scrivo la direzione positiva, ci viene naturale chiamare questa la direzione positiva. Prima l'equazione del moto del centro di massa. La legge di Newton del moto del centro di massa cos'è? La massa del corpo, l'accelerazione del centro di massa è uguale alla somma vettoriale delle forze esterne che agiscono sul sistema, indipendentemente dal fatto che sono applicate in punti diversi. Questa forza esterna è applicata qua, questa forza esterna che viene dall'interazione con la strada è applicata qua. Ma la legge di Newton dice che questo è uguale a F esterno, no? Vi ricordate? Quindi li scrivo col segno algebrico che nasce dall'aver deciso che questa direzione è positiva. Chi è positivo? Questo è positivo, lo chiamo F0, questo è F piccolo. Quindi ho F0 meno F piccolo. Poi ho l'equazione del moto di Newton per il moto rotazionale della ruota attorno all'asse passante per il centro di massa. Il moto, cosa fa il centro di massa e cosa fa il sistema attorno al centro di massa? Attorno al centro di massa scrivo I, teta, due punti, più il momento, uguale il momento torcente. Adesso, prima di scriverlo, devo chiedermi qual è la direzione positiva, perché questa qua è un'equazione che è perpendicolare alla lavagna, questa è un'equazione che è di là, questa è un'equazione che invece è perpendicolare alla lavagna, perché teta è il parametro, è la coordinata posizionale di tipo rotazionale, misura l'angolo attorno a un asse che è perpendicolare alla lavagna. Quindi il tau che scrivo qua è perpendicolare alla lavagna, ma entra o esce? Se entrerà o uscirà dovrò assegnare un segno più o meno. Ma qual è la direzione positiva? Beh, non è più libera, perché mi sono già impegnato a dire che la direzione positiva di traslazione era questa. Quindi qual è la direzione positiva per il movimento rotatorio? Cosa sarà? Entrante. Ok? Perché adesso, ripeto, questo è un esercizio, sono due esercizi dove il moto è una ruota che rotola senza strisciare. Quindi se il centro di massa va di là, allora il rotolamento è così. Perché è così? Perché la ruota rotola senza strisciare, è l'ipotesi dell'esercizio. Cazzo! Quindi questa è la direzione di rotolamento, quindi il mio pollice mi dà la direzione positiva per quello che concerne questa equazione qui. E qual è? Visto che l'asse passa per di qua, è ovvio che sceglierò come il punto rispetto al quale calcolare i momenti torcenti l'origine, il centro della ruota. E qual è? Ci sono due forze esterne, c'è questa e c'è questa, ma questa passa proprio per il centro e quindi non ha un momento torcente, invece questo ce l'ha. E che segno algebrico ha il momento torcente creato da questa forza? È positivo! Quindi scrivo uguale più RF più. D'accordo? Completo questo invece di impostare subito quello, come ho fatto con l'altro gruppo, ho fatto quasi simultaneo. Allora, attenzione, facciamo le manipolazioni che abbiamo già fatto. Siccome la ruota rotola senza strisciare, questo qui cos'è? Questo è A diviso R. Se la ruota scivolasse, allora non ci sarebbe stato un legame tra la velocità angolare e la velocità di progressione. Invece sto immaginando che questo punto, il punto di contatto, sia istantaneamente fermo. E quindi avete la discussione che abbiamo fatto stamattina tra le 10 e le 11. Chiaro? Quindi l'ipotesi di questo esercizio è che la ruota rotola senza strisciare, quindi l'accelerazione angolare è legata all'accelerazione del centro di massa proprio in questa forma. Sono legate insieme. Questo la riscrivo pure, nel solito modo. Scriverò il momento di inerzia rispetto al centro di massa, si intende, che l'asse attorno al quale sta avvenendo il rotolamento è quest'asse che passa per il centro. Certo la ruota si muove, ma l'asse di rotolamento è sempre agganciato alla ruota, passa per il centro. Qual è il momento di inerzia? La scriveremo come K, la massa della ruota per il raggio al quadrato, dove K sarà il numero che sarà a seconda di come è fatta la ruota, ruota di bicicletta, ruota piena. Quindi questo è uguale a RF. Questa equazione
una cosa che si può fare è moltiplicare tutto per R, quindi ho KMR quadro per A uguale a R quadro F. E vedete che il contenuto matematico di questa equazione si riduce a dire che KMA è uguale a F, KMA è uguale a F, ok? Posso cancellare qua così lo avvicino? Anzi, lo scrivo sopra, va. KMA uguale F, quindi questo è il mio sistema, due acconite e quali sono? A e F, ok? Di nuovo, la A è la più semplice da ottenere e si fa per esempio sommandole assieme e vedete che a destra avete la cancellazione a 2 e 2 e a sinistra avete che avete la A e la M sono in comune, quindi avete 1 più K per la M e A in comune uguale F0 e quindi vedete che A è uguale a F0, la forza che state applicando diviso M, ma diviso 1 più K. E vedete quindi che la forza, questa qua che nasce dall'interazione della ruota con la strada, quindi quella è la forza che la ruota sente per effetto dell'interazione con la strada, è uguale a MAK, quindi questo è semplicemente, vedete, questa M cancellerà questa M, e quindi avete K diviso 1 più K, F0. D'accordo? Guardate queste due formule, meditateci un attimo. Io partirei da questo è interessante. Questo dice che una ruota ideale, che rotola senza strisciare, nel momento in cui voi cessate di trainarlo, sparisce la forza piccola F. E quindi cosa significa? Nel momento in cui fate sparire questa forza qua, sparisce questo. E cosa vuol dire? Che la ruota rotola senza strisciare per sempre, non si ferma mai. E una ruota vera, fatta d'acciaio, cioè poco deformabile, su un binario, sulla strada di acciaio, poco deformabile, si comporta abbastanza bene così. Perché poi se voi prendete un vagone ferroviario, di quelli di merci, e gli date una spinta, quello rotola e va avanti prima di fermarsi, ce ne vuole. La velocità cambia gradualmente, ma rotola e cammina con una velocità che cala, ma molto lentamente. Se invece voi siete su una strada, anzi vi chiedo di fare questo esperimento, probabilmente lo farò, ma immaginate con la vostra testa, siete su un rettilineo, la strada è piatta, l'asfalto è buono, non ci sono buche e altre schifezze, il vento non c'è vento, andate in rettilineo, tenete, non so, 50 km all'ora, poi premete il pedale della frizione. Cosa succede? Siete in folle. La macchina cammina. Ok? Adesso fate lo stesso esperimento sgonfiando le gomme. Cosa succede? Vi fermerete molto prima. Infatti uno dei motivi per cui vi dicono che dovreste andare con le gomme gonfie. Perché con le gomme sgonfie voi consumate più benzina, no? Se volete diminuire i consumi della macchina, una delle cose che dovete fare è essere sicuri che le gomme siano gonfie come dice il costruttore. Gomme sgonfie. Ok. Quindi immaginate di non avere gomme di gomma e non avere una strada d'asfalto, ma una strada d'acciaio e gomme d'acciaio. Andrà molto più lontano, inizialmente a 50 km, prima che si fermi andrà a superare molto di più la macchina con le gomme di gomma. E la strada d'asfalto, ok? Quindi, per una ruota ideale che rotola senza strisciare, questa forza qua sparisce nel momento in cui sparisce questo. Se voi smettete di trainare, questo sparisce. Vedete che F è proporzionale a F0. Se questo va a 0, questo va a 0. Se questo va a 0 e questo va a 0, cosa fa il centro di massa? Il moto è il centro di massa, F0 meno F piccolo. Se questo è 0 e questo è 0, non c'è accelerazione e quindi quello cammina alla velocità che gli avete dato all'inizio. Questa è una ruota ideale. Una ruota vera non fa così. Perché? Perché la ruota vera si deforma, la strada si deforma e in queste deformazioni un sacco di energia viene persa. Infatti le ruote si scaldano. Ok? Notate che questa forza qua, che appare nella misura in cui voi trainate, dipende da come è fatta la ruota.
giusto? Guardate come l'accelerazione che riuscite a impartire dipende ovviamente dalla massa della ruota, ma dipende anche da come è fatta la ruota. La forza non è F0, l'accelerazione non è F0 diviso M. Questo è quello che uno penserebbe ingenuamente, no? Se voi avete un blocco di massa M e la trainate con una forza F0 su una strada liscia, senza attrito, qual è l'accelerazione? F0 diviso M. Ma la ruota non accelera F0 diviso M, ma non vi dovete stupire! Perché guardate, la forza che c'è sul centro di massa non è solo questa, c'è anche questa, e punta in direzione opposta. Quindi la forza netta sul centro di massa è inferiore a F0. Quindi non vi dovete stupire che l'accelerazione non sia F0 di Zern, ma quanto vale? Beh, c'è questo, l'effetto della ruota, di come è fatta la ruota, vedete qua. Ok? Proviamo a fare questa. Qual è l'accelerazione del centro di massa? Legge di moto di Newton del centro di massa. M per A uguale la forza esterna. C'è una forza esterna, certo, è la freccia rossa. E va verso destra. Perché va verso destra? Perché la catena scappa verso sinistra. Ecco perché va verso destra. E voi scrivete MA uguale cosa? Allora, di nuovo la direzione positiva sia questa qua. Questa è la direzione positiva. Ok? Quindi la direzione positiva è che questo lo scriverò col segno più F. Adesso dovete scrivere l'equazione del moto del sistema attorno al centro di massa. Quindi di nuovo IGM, il momento inerzia rispetto al centro di massa, l'accelerazione angolare più i tau, ok? Cioè uguale i tau, ma i tau ce ne sono due, no? Ce ne sono due. C'è quello della coppia del motore, vogliamo dire, no? Tau 0, e c'è quello che nasce da questo, perché questo è applicato qua, e quindi c'è un momento torcente rispetto allo 0, che lo facciamo coincidere con la centro di massa, ma devono scrivere col segno algebrico corretto. Allora, se la direzione positiva traslazionale è questa, il moto rotazionale acquisisce un segno positivo, e ovviamente ed entrante, quindi tau 0 entrerà col segno più, e scrivo qua tau 0 col segno più, invece il momento torcente di questo è uscente, quindi il momento torcente di lui lo scrivo con un segno meno. Va bene? Vedete che il succo di questi esercizi, come ho già detto ripetutamente con l'output eccetera, è capire questa storia dei segni. È tutto là la difficoltà. Di nuovo, questa equazione la scriviamo così: KmR quadro, che è il momento di inerzia rispetto a un'asse passata per il centro di massa di una ruota, con una distribuzione di massa descritta da questo numerino K. Questa la scriviamo come A diviso R. Perché la scriviamo come A diviso R? Perché l'ipotesi è che la ruota rotola senza strisciare. Quindi questo è il modo matematico per imporre quella ipotesi. E questo è uguale a tau 0 meno RF. Cosa possiamo fare qua? Moltiplichiamo tutto per R lo stesso. E poi dividiamo per R quadro, oppure potevo dividere per R qua, è la stessa cosa. Dividere per R o. Quindi io voglio scrivere questo, dove lo posso scrivere? Facciamo così. Semplicemente divido tutto per R. Divido questa equazione per R, quindi lo divido per un altro R. Quindi ho un R quadro che si mangia questo qui. Divido per R che va via questo, e qua appare un R. Quindi le equazioni le scrivo qua. Sono MA uguale F e KMA uguale tau 0 diviso R meno F, ok? D'accordo? Ho riscritto la seconda equazione, cioè l'equazione del moto attorno al centro di massa, in un modo
in modo da avere un'equazione che ha le stesse dimensioni dell'altra. Quindi due equazioni, due incognite, la A è la più semplice, si ottiene semplicemente facendo la somma, quindi vedete di nuovo MA in comune, quindi ho 1 più K per M per A uguale cancellazione tau 0 diviso R. Quindi una delle equazioni è che l'accelerazione è uguale a tau 0 diviso R M 1 più K, giusto? Quindi ho diviso per M e ho diviso più, ok, e l'altra è F, no? Ed F ce l'ho dalla prima e vedete che M per A, questa M ammazzerà quello e quindi è questa senza l'ambaradan. Quindi vedete per l'appunto che questo qui, se la scrivo così, vabbè, faccio la R, e questa roba qua è proprio F, quindi scrivo da A è uguale a F piccolo diviso M, che è quello che uso. Aspetta, no? Qual è l'accelerazione di sto cazzo di ruota? La forza esterna diviso la massa, la forza esterna è F piccolo. E di nuovo guardate la formula, cosa mi sta dicendo? Guardate, questa forza qui, l'attrazione, questa si chiama attrazione, scrivetela, questa si chiama trazione, in inglese traction, l'attrazione sparisce non appena il momento, la coppia sparisce, l'attrazione, non l'attrazione, la trazione, quando tau è zero, questo sparisce, ma se tau sparisce, se azzerate tau, si azzera F, si azzererà l'accelerazione, giusto? Quindi voi avete l'accelerazione finché c'è la coppia del motore, una volta che voi pigiate la frizione e non c'è più la coppia del motore, la ruota va a velocità costante, perché viene a mancare la F piccola, che è la forza esterna che l'avrebbe fatto accelerare, giusto? Notate come l'accelerazione dipende dalla massa, ovviamente, più massiccia è la ruota, più difficile farlo accelerare, dipende da come è fatta la ruota, ma dipende anche dal raggio della ruota. Quindi se voi volete avere una grande accelerazione, cosa vi conviene fare a parità di massa e a parità di K? Avere un piccolo raggio, giusto? Chi di voi riconosce nella pratica o se siete appassionati di automobili, chi riconosce le cose che legge in queste formule? A parità di massa, a parità di ruota, a parità di tipo di ruota, cosa dovete fare per avere una grande accelerazione? Dovete avere una grande coppia! Quindi le macchine che non hanno una grande coppia avranno una piccola trazione. Una piccola trazione, quindi la forza che è responsabile dell'accelerazione è piccola. Credo che siamo arrivati a meno 10.